Marzo 2021, sono da Joseph Calier che per l'ennesima volta ha realizzato, a mio giudizio, un capolavoro di riflessione anche politica sull'attuale momento straordinario che vive la politica americana e la politica mondiale in genere. È un filone che io sponsorizzo e stimolo molto perché ritengo che gli artisti e l'arte in generale debbano aiutarci a riflettere sulla situazione mondiale. Con tesi non necessariamente condivisibili al 100%, ma darci degli spunti di riflessione, dei punti di vista che, in quanto artistici, hanno una libertà d'espressione che forse in altri campi è meno concessa. Quindi, Joseph Calier ci parla di Dynamics of Controlled Opposition, The New Masterpiece. The Free Ale Swazio. Ok, Esattamente. allora, Dynamics of Controlled Opposition sarebbe in italiano, si titola Le dinamiche della opposizione controllata, che direi si esplica abbastanza bene nel titolo, che infatti la suggerisce che noi non veniamo forniti della adeguata comprensione dei reali fattori in gioco. Grazie a questa opposizione controllata, che ci sia si somma tutto in questa figura qua di QAnon. Allora, descriviamo prima il quadro, Gio, Sì, perché non è detto che subito a colpo d'occhio si capisca bene quali sono le figure. Allora, qui abbiamo il Campidoglio, Capitol Hill in fiamme, sotto una cupola la cui maniglia è un coronavirus. questo ricorda un po', sai, quando prendi una portata di bolli il pesce, no? E te lo poni in tavola. Questa tavola fatta a scacchi, che un po' rappresenta anche può essere il conflitto, un simbolo anche È un simbolo massonico. massonico, il bene e il male, il bianco e il Sì, nero, lo yin e lo yang. che può essere infatti rappresentato come la parte profana, no, del mondo, quelli che stanno al di fuori dei giochi, che non comprendono. E comunque sta sopra questa scacchiera in conflitto, queste matrioshke, che ti ringrazio, è stato un elemento che mi hai Ci fornito tu. mancherebbe. Allora, qua dentro No, un questo momento, nelle matrioshke chi abbiamo? Abbiamo dei personaggi importanti. abbiamo Putin, Xi Jinping. Boris Boris Johnson, Johnson è molto bello, è venuto benissimo. sì, poi Boris abbiamo Johnson è ricorrente la splendido. faccia di Anonymous, che questo movimento è legato sempre a QAnon, e questa figura qua che è un po' più smilza di nostro caro Trump, che è bello in Senta, carica. anche i capelli sono di Ecco, Trump. come hai detto prima, Chiaramente riconosce una l'attore presenza tricottico. tricotica, certo, ipertricottica. Che porta lì, che osserva la scena e ha questo rucksack sulla schiena con su scritta il Made in China, dalla quale fuoriesce questo drago rosso che rappresenta ovviamente la Cina, boh, che butta una litata di Yella, incarnata in questo E soffia il coronavirus. Sì, coronavirus senza che sta mantenere le distanze, ovviamente. alla sommità di tutto questo globo, che rappresenta un po' il mondo, il caos che si sta effettuando ora nel mondo. Quindi Campidoglio in fiamme, qui abbiamo Varie tamponi bandiere. anali grandi per tutti. Canon, Gay Pride, Black Lives Matter. Sì, Gay who wants to Pride, be the Black first Lives, one? cioè chi più ne ha più ne mette, è un Certo. potpourri. E infatti questo è come dire, tutti questi qua, i portatori di armi, NRA sarebbe la National Rifle Association, Ah, no? beh, sì, Sarebbe certo. l'arcidestra, sì. Ovviamente Certo. corrisponde a questi fatti che sono Quindi ultradestra, succeduti ultrasinistra, tutti sì, assieme, ti dico. tutti, alleluia. E sopra lo Questo sopra abbiamo questo sciamano. sciamano Certo. messo attaccato con i Non fili può del mancare lo burattino, sciamano. che, no, che ovviamente è quello che pensa, Tra l'altro cioè è è un venuto teatrino. benissimo lo Hey sciamano, è splendido, è mezzo, spettacolare. Jake È Angeli. spettacolare lo sciamano. Qui abbiamo la scala, che è sempre un simbolo esoterico, e per me è molto Certo. importante, che rappresenta l'ascesa. I piori sono i gradi di conoscenza e la possibilità di fuggire alla. C'era un canzone di Battiato che mi della. Vabbè, non sto a. Non mi viene ora. Raccontava di come c'è una fuga da questa dimensione di conflitto, cioè di polarità conflittuale. E boh. E poi Questa. per una Questo delle rare volte, qui abbiamo il Great Reset, The Great Reset, che che è legato a Klaus Schwab, è. riguarda sempre un discorso paranoide di istituzione di questo nuovo ordine mondiale, un crollo monetario che è in atto, usando
il coronavirus come cavallo di Troia per poter introdurre questo vaccino che è pieno di nanotecnologie e ti ci fa. Questa è una tesi di Joseph Calier, assolutamente. Il marchio della bestia, sono pensieri miei. E qui questo bigliettino, come lasciato lì, souvenir of the old world courtesy of the new world order, sarebbe souvenir del vecchio mondo, cortesia, dono del nuovo ordine mondiale. Qui è top secret a Mister Boris. Boris. Sì. E qui abbiamo per la prima volta, qui compare solo qui, Sleepy Joe, Joe Biden, qui in questa bandiera, Biden vote Trump. Sì. Come che è un po' un gioco di parole, come dire Biden vote Trump, puoi leggere da sopra o sotto, no? È come dire ping, ping, come dire che le due fazioni si equivalgono, sì, la stessa roba, la legge del pendolo, ding dong, ciao, dormi, ok, è tutto, sai, ecco, se potete, tranquilli, tranquilli, guarda, e intanto l'altra mano, la mano del mago sta combinando altre cose. E sta reggendo i fili del mattino, dello sciamano. Yes. The Dynamics of Controlled Opposition. Joseph Calier per Luca Sforzini. Thank you.